suo terzo anno qua alla Befana del Poliziotto, Isabella Alfano. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Cosa dobbiamo aspettarci stasera? Che cosa canterai? Io questa sera canto un inedito, è un brano che mi è stato scritto apposta per me, con la quale ho partecipato ad un concorso a Napoli ed ho ricevuto il primo premio. Senti, che emozione è partecipare a questa manifestazione, quindi esibirsi su un palcoscenico insieme a tanti altri artisti molto conosciuti a livello proprio nazionale? Guarda, ormai anche come hai detto tu è già la terza volta, quindi è più una felicità. Ovviamente l'emozione c'è, e io tra l'altro ho mamma poliziotta, quindi sarà la Befana del Poliziotto, felicità allo stato puro. E allora devi assolutamente fare un saluto alla tua mamma che sicuramente ci guarderà e poi a tutta la Polizia di Stato naturalmente. I bambini anche, la festa a loro. Ciao. Manda un bacio. Un bacio. Trovata, gira e gira in questo teatro Orione grandissimo, sono uscita fuori e l'ho vista in lontananza arrivare, poverina, piano piano con le scarpette tutte inzuppate d'acqua perché piove, fa freddo, ma lei non voleva mancare assolutamente a questa festa, la festa chiaramente della Befana. Lei è la Befana del Poliziotto. Befanina, come stai? Bene, grazie, e spero che tutti voi lo siete anche voi. Allora, anche quest'anno la capatina di rito chiaramente qua al Teatro Orione. Che messaggio porta quest'anno ai bambini che sono venuti qua? Beh, speriamo di comunque per loro di divertimento, per i più grandi un po' di serenità, visto che forse negli ultimi tempi ce n'è sempre meno. E allora noi speriamo sicuramente di rincontrarla anche l'anno prossimo. Ci ha portato un po' di carbone, caramelle, però carbone dolce? No, anche il carbone è quello vero. Allora la mandiamo via subito. Cattivi, per i più cattivi. Ma qua non ci sono bambini cattivi, sono tutti figli dei poliziotti. No, ci sono i grandi che sono più cattivi. E allora facciamo una cosa, a lei ho detto, gli ho portato il carbone, povero tesoro. Facciamo una cosa, facciamo un bell'urlo forte forte per la Befana del Poliziotto. 1, 2, 3. Dopo i 100 celle, eh? Ma per fatto il fisso che non mi chiede voi molto prima, scusate, potevate chiamarmi là. Come no? Perché purtroppo non mi riesce mai a non è il papello da strada. Non ci lascia sempre, sono vicino a lei però perché non mi capita spesso, abbi pazienza. Beh Fabrizio, senti, vabbè, insomma abbiamo capito che con Walter vi organizzerete per mettere su un duo di spogliarelliti alla Fulmonti. Bisogna adeguarsi, sono felicissima. Questa volta incontro Fabrizio Frizzi alla Befana del Poliziotto. Salve. Ciao, bentrovata Serena. Grazie. Allora, ho visto che tra pochissimo salirai sul palcoscenico del Teatro Orione, ci sono un sacco di famiglie. Vogliamo dire qualcosa, visto che hanno ricevuto le loro calzette della Befana e magari hanno trovato qualcosa che, ahimè, non hanno gradito? Ah, questo non lo so, adesso vado a verificare, allora vado a fare la verifica. Ma io sono qui per fare, come tutti gli artisti, sono qui per fare a loro gli auguri, ovviamente ai bambini prima di tutto, ma anche alle famiglie di questi bambini.
siamo tifosi dei poliziotti, della Polizia di Stato, e è una vita che vengo a questi appuntamenti, e quest'anno potevo e quindi sono contento di essere venuto. Adesso vediamo, vado a monitorare le soddisfazioni dei bambini. Ah, sicuramente dentro la calzetta appunto di Fabrizio Frizzi c'è stato qualcosa di, non so, grandi successi per il 2010? Sì. Ma insomma la calzetta è un bel ricordo del passato. Sì, sì, insomma dai, a parte che io ho sempre guardato di buon occhio anche il carbone. Quindi, è buono, tra l'altro. Sì, sì, appunto, è buono, e diciamo che il carbone può essere anche una spinta a migliorare la qualità del proprio operare, quindi va bene anche il carbone, però insomma spero che i bambini abbiano trovato anche cose belle, dolci, buone o sorprendenti. Saluto i nostri telespettatori. Li saluto insieme a te. Guardate che fortuna che ho di stare con Serena qua. Esagerato, Fabrizio Frizzi. Ciao. Va certamente mancare una parte importante di questa manifestazione, il maestro Hernando Venanzi, al quale do il benvenuto. Salve. Ciao. Allora, come ogni volta cerchiamo di lasciare questa intervista all'ultimo, in totale relax. Infatti alle nostre spalle vedete che piano piano il corridoio del Teatro Orione, quindi nel backstage dove ci sono i camerini, si sta piano piano svuotando, siamo rilassati. Come è andata la serata? Bene. Mi auguro di fare, ho fatto il 25 e poi mi auguro di fare il 26. Parlavo prima con Alessandra Canale, no? Che siamo partiti nel lontano, circa 25 anni fa, al Teatro Brancaccio di Roma, e abbiamo seguito questo iter fino ai giorni d'oggi. Maestro, una grande manifestazione che ogni anno vede protagonisti, non possiamo dire i VIP che si alternano sul palcoscenico, ma i bambini e le famiglie chiaramente dei poliziotti. Due parole spendiamole chiaramente sui poliziotti, sulla Polizia di Stato, mi sembra giusto? Manifestazione importantissima sia per le forze dell'ordine e per i figli dei poliziotti. Quest'anno chiaramente i riconoscimenti per i VIP che si sono alternati sono stati anche delle opere del maestro Hernando Venanzi. Che cosa ha preparato quest'anno? Ma sono stati degli studi che ogni anno mettevo a disposizione, e anche quest'anno ho messo a disposizione circa una decina di opere che poi i vari colleghi o artisti si sono presentati qua sul palcoscenico. Ho visto che quando escono chiaramente portano via l'opera sotto braccio, la guardano con amore, quindi questo è sicuramente un grande successo. Quindi tanti riconoscimenti, grandi, tanti, ma un piccolissimo riconoscimento le è stato consegnato stasera direttamente sul palcoscenico. Vogliamo far vedere alle nostre telecamere di che cosa si tratta? Un piccolissimo ma veramente importante premio. Il Presidente della Repubblica Italiana ha pensato di offrire questo dono. Che cos'è? Una medaglia che rappresenta? È un personaggio importante. No, è vero. Siamo tutti uguali. Beh, però insomma, credo che questo piccolo dono vada davvero custodito, no? Penso di sì. Grazie, ci vediamo l'anno prossimo sempre con la Befana del Poliziotto. Ok, a presto. Arrivederci.